Gentili telespettatori di Eleven Sports, buonasera da Giovanni Poggina, diretta dallo stadio Alberto Braglia di Modena per raccontarvi la 16ª giornata del campionato di Serie C, girone B tra Modena e Fano. A saltare per Greffi, Zaro, occhio ai centrali del Modena. Parte Tulisi, al centro, il colpo di testa, il vantaggio del Modena, assegnato per Greffi, 1-0, al minuto 6, il Modena è già avanti. Tulisi invece potrà andare in mezzo con il mancino, tocca per Gerli, guarda la porta Gerli, lo scavetto per prezioso anticipato, poi Monachello col mancino al palo e poi l'intervento di Meli e allontana, andrà Amadio con il destro al centro, colpo di testa col pallone che rimane in area di rigore, il Fano e fa vicinissimo l'1-1, poi Monachello gira dove c'è Mignanelli, a campo sulla sinistra Mignanelli, il cross teso per Monachello di testa, 2-0 Modena, Gaetano Monachello, azione bellissima dei gialli, che al 52esimo sono 2-0 sul Fano, migliore rispetto a quello di prima, ma è stato Gerli a chiudere, Tulisi prova ad andare di prima, occhio alla corsa di Spagnoli, Tulisi, Spagnoli, posizione regolare, si distende il Modena, scatta anche Monachello, Spagnoli proprio per Monachello, era di rigore, Monachello con il mancino, sul primo palo la risposta di Meli, calcio d'angolo per il Modena al minuto 64, ultimo corner battuto dai gialli, pallone che rimane in area di rigore con Spagnoli che prova a rimetterla al centro, Zaro in rovesciata per chiudere con lo squillo finale che non riesce, finisce al Braglia, il Modena vince 2-0 sul Fano grazie al gol di Pergreffi nel primo tempo e di Monachello che ha segnato il raddoppio nella ripresa e come detto pochi minuti fa, terza vittoria consecutiva per i gialli che salgono così a quota 30 punti in classifica, rimane invece a quota 11 punti in Fano al penultimo posto.